All'interno di una bella pentola aggiungiamo un bel giro di olio evo. Versiamo una cipolla grande tagliata a fettine e facciamo soffriggere. Aiutiamoci con una tazzina da caffè di acqua. La cipolla è bella appassita, quindi aggiungiamo il nostro riso, 500 grammi. Mescoliamo. Nel frattempo, in questo pentolino, sto facendo un brodo vegetale. Quando il riso avrà acquisito questo colore lucido trasparente, possiamo aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco. E lasciamo sfumare. Ora aggiungiamo il brodo, un mestolo di brodo e mescoliamo. Versiamo una bustina di zafferano e un altro po' di brodo. E quando il brodo si asciuga, aggiungiamo altro brodo, dobbiamo aggiungerlo sino a quando il riso si cuoce. Non deve essere né troppo al dente e né troppo sfatto. Mancano quasi 3 minuti alla fine della cottura. Io ho assaggiato, è un pochino dolce, anche se il brodo vegetale è già salato, però voglio aggiungere un altro po' di sale, quindi prenderò un pizzico di sale fino, un po' di brodo e terminiamo la cottura. Il riso è pronto, vado ad aggiungere una noce di burro e lo facciamo sciogliere. Andiamo a mettere il riso in un vassoio appiattiamo in questo modo dopodiché lo lasciamo completamente raffreddare aggiungiamo 160 grammi di farina. Dopodiché aggiungiamo 195 g di acqua e mescoliamo cercando di non formare i grumi. Ed ecco qui la nostra pastella pronta. Ho preparato anche il pan grattato. Allora, bagniamoci le mani, prendiamo un pezzo di impasto. Allarghiamo, dopodiché mettiamo prosciutto cotto e un pezzettino di mozzarella, scamorza, quello che volete. Dopodiché chiudiamo in questo modo. Mettiamo la nostra pallina nella pastella. E dopo nel pan grattato. Cercando di dare una forma tonda. Ed ecco qui la nostra pallina. Niente, procediamo in questo modo con tutto l'impasto. Allora,
vi faccio vedere un metodo per farle in modo più veloce. Quindi, prima facciamo le polpette e le mettiamo qua. Facciamo tutte le polpette di riso. Una volta che le finiamo tutte, le mettiamo tutte nella, cioè una alla volta, però completiamo questo passo delle pastelle. Ora prendiamo, che abbiamo finito diciamo di metterli nella pastella, prendiamo una e la mettiamo nel pangrattato. E terminiamo in questo modo con tutti gli arancini. L'olio di semi è ben caldo e ho preparato un vassoio con carta assorbente. Quando saranno ben dorate, le prendiamo e le mettiamo su carta assorbente. Procediamo in questo modo con tutti gli arancini. Ed ecco qui i nostri arancini pronti. Niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Li potete farcire come volete. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta. Ciao e alla prossima!